passato tanto un bel po' di tempo, anche se lui doveva stare lontano da me, ogni volta che uscivo mi dovevo guardare le spalle, non mi sentivo mai al sicuro. E la cosa che mi ha sconvolto è che lui ha detto io non stavo facendo niente, lo stavo soltanto prendendo a pugni. Io ho cominciato ad avere paura negli ultimi 2 anni. Le violenze cominciavano ad essere più frequenti, erano cominciate anche le violenze psicologiche, nel senso che io non potevo fare nulla. Per andare fuori per motivi di lavoro, io sono andata perché ho deciso io di farlo, ma quando sono tornata ho trovato casa devastata perché avevo osato fare qualcosa al di fuori di lui. Io non potevo fare niente al di fuori di lui, quello che poteva essere un'uscita con le amiche, poi posso dire che io lo facevo lo stesso, però poi dopo ne pagavo le conseguenze, che potevano essere trovare oggetti miei personali lanciati dalla finestra e trovarli nel giardino, oppure cose rotte a casa, oppure le botte. Ogni cosa che andava contro ogni suo progetto che si era fatto per quella giornata in testa, io ne pagavo le conseguenze, che potevano essere calci, botte, schiaffi, insulti. E ti ammazzo, sei questo, sei quell'altro, gli sputi addosso, gli sputi in faccia, e tu non vali niente, tu sei il nulla, tu sei tutto, cioè non esisti, non vali niente. Rientra a casa una mattina, io scendo perché ho le stanze al piano di sopra, scendo che mi ero svegliata alle 7 di mattina e lo trovo che dorme sul divano. Perché non si sa come lui trova un mazzo di chiavi di casa. Lì mi è preso un colpo, non sapevo che fare, non ho fatto in tempo a prendere il telefono per avvertire i carabinieri, che lui ha detto se tu chiami qualcuno. Era molto alterato, ha cominciato a urlare, a spaccare le cose. Lui ha detto no, tu devi venire in macchina, altrimenti io ammazzo qualcuno qua nel palazzo e faccio una strage. Lui terrorizzata, e lui comincia a guidare come un pazzo, dice io ti ammazzo, capito? Ti ammazzo. Vedevamo sopraggiungere quest'auto che attirava la nostra attenzione in quanto camminava praticamente attaccata all'auto che la precedeva. Per tale motivo decidevamo di fermarla. Nel frangente in cui il conducente stava arrestando la marcia, la donna che stava al suo fianco, quindi al lato passeggero, attraverso il finestrino, quindi dando le spalle all'uomo, non facendosi vedere, effettuava il signal for help. Ho visto che il carabiniere mi guardava, quello con la paletta. Io ho fatto il segnale, quello che si fa, diciamo, le quattro dita e poi il pugno. Lui mi ha scaraventato fuori dalla macchina il carabiniere, è entrato dentro dal mio posto, l'ho attaccato lui al finestrino e gli ha detto fermati, non ti muovere. E lui ha detto io non ho fatto niente, non ho fatto niente. L'altro carabiniere è andato dalla parte del guidatore, aperto. L'ho tirato fuori, gli ha messo le manette e la cosa che mi ha sconvolto è che lui ha detto io non stavo facendo niente, lo stavo soltanto prendendo a pugni. La donna, una volta scesa dall'auto, scoppiava in lacrime, diceva di essere stata costretta a salire sull'auto, di essere stata picchiata, di essere stata minacciata di morte. Lui ha capito immediatamente, l'ho visto proprio in faccia, ha avuto un'espressione, era quasi impaurito, però è stato tempestivo, era una cosa, è stato velocissimo, è successo tutto in un attimo. Importante conoscerlo proprio per la rapidità di esecuzione. È un gesto che si fa con una sola mano. Consiste sostanzialmente nel piegare il pollice nel palmo della mano, successivamente rivolgere le altre dita verso il basso, accingere il pollice. E quindi si può fare anche in modo molto discreto, da non poter in qualche modo far rendere conto all'aggressore o alla persona che in quel momento sta violentando oppure sta costringendo quella persona a stare magari vicino a lui e di questo grido d'allarme.
Ho passato tanto tempo, un bel po' di tempo, anche se lui doveva stare lontano da me. Ogni volta che uscivo mi dovevo guardare le spalle, non mi sentivo mai al sicuro. Avevo sempre paura. E io che non ho mai avuto paura di niente, per me è stato un impedimento tanto, tanto forte, tanto grande. Il non poter essere libera. Senti che ti manca la terra sotto i piedi, senti che ti manca l'aria, non riesci a respirare. Forse mi vergognavo. Questa è stata una delle cose più. Perché mi sono resa conto che non ero una persona così forte che pensavo di essere. Ero sottomessa a una persona che diceva che ero tutto per lui, ma invece ero soltanto una valvola di sfogo, ecco.